Nel pomeriggio a Fiumicino è stata inaugurata la prima postazione con defibrillatore DAE a disposizione della cittadinanza H24. Io ho fatto una vacanza in un paesino che si chiama Buonconvento, 50 anni in Toscana. C'è una postazione come questa nel parchetto dei bambini, che è grande più o meno come questa aiola qua davanti, eppure c'è. Così come se voi andate nel comune Orvieto di sì, Orbano, no. se voi Sono andate anni di nel San comune di Orvieto. Orbetello, sulla sede comunale c'è davanti in piazza questi qui da anni. È stata posizionata nel centro storico della città, davanti alla sede della Proloco in Piazza Grassi. Una volta inserito il connettore qua dentro, la macchina fa un'analisi. Facendo questa analisi è specificatamente rivolta alla fibrillazione ventricolare, che è un tipo di aritmia che molto spesso accompagna l'arresto cardiocircolatorio. L'iniziativa è stata promossa dalla stessa Prologo in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'amministrazione comunale. Questo è quello che mi sento di dire, ringraziare tutti gli attori di questo piccolo grande successo, perché oggi apriamo un capitolo che, grazie poi al lavoro che si svolgerà, contributo alla collaborazione del Comune, ma anche della partecipazione della Croce Rossa, che avrà in carico materialmente la manutenzione, diciamo, l'attenzione verso questi strumenti, siamo in grado di promuoverci meglio anche sotto questo aspetto. E quindi grazie, tra poco scopriremo questa colonnina che già porta la prima postazione in funzione. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del dottor Stefano Salvinelli, responsabile del Comitato Locale Croce Rossa Fiumicino, di Pino Larango, presidente della Proloco di Fiumicino, di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e del vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Questo è stato un qualcosa che proprio in consiglio comunale, l'idea, c'è stata una mozione in cui appunto veniva richiesto di fare di Fiumicino città cardioprotetta su tutto il territorio, un territorio così grande, e che speriamo di poter unire ancora di più con iniziative di questo tipo, o meglio, di segnare un filo che anche sotto questo punto di vista possa unire ancora di più le nostre tante località, perché noi abbiamo 14 località con tante caratteristiche diverse, però che hanno la necessità tutte quante di avere anche iniziative e presidi di questo tipo. Ne seguiranno altri che verranno installati nel parco pubblico di Villa Guglielmi, a Focene, Parco Leonardo, Fregene, Maccarese, Aranova, Testa di Lepre e Passo Scuro. E voilà.